Delle giornate di educazione stradale, come Polizia Municipale siamo stati contattati dalla Consulta dei Disabili. Ora, siccome tutti gli anni tocchiamo le scuole dalle materne alle superiori, e abbiamo preparato un progetto rivolto agli alunni delle quarte elementari che, a differenza degli anni scorsi, oltre alla parte tradizionale, diciamo, di educazione stradale, e abbiamo accettato quello che la Consulta dei Disabili ci ha offerto, cioè questa iniziativa chiamata Io non ti ostacolo, che è volta a sensibilizzare e più che altro i genitori dei bambini affinché durante il loro girare nella città non vadano a parcheggiare in posti dove possano ostacolare comunque persone che possono avere problemi di mobilità, non necessariamente disabili, ma anche anziani, bambini in carrozzella, diciamo infanti, e quindi non l'abbiamo accettata ben volentieri. Questa iniziativa si veicolerà non solo nelle lezioni teoriche fatte nelle scuole, ma, tanto così per avvisare gli automobilisti, avremo delle piccole sentinelle che nient'altro saranno che i bambini del piedibus, che girando per la città, venendo a scuola a piedi, ogni qualvolta troveranno un comportamento non regolare, quindi una macchina sul marciapiede, una macchina sul pedonale, una macchina che comunque andrà ad impedire la corretta fruizione degli spazi, metteranno una piccola cartolina a viso che rappresenterà uno di questi disegni, metteranno una piccola cartolina a viso per far capire agli automobilisti in maniera simpatica, un piccolo rimbrotto che farà capire agli automobilisti che forse magari il marciapiede piuttosto che le strisce pedonali devono essere per forza di cose utilizzate dalle persone a piedi o dalle persone con difficoltà deambulatorie.